Siamo, cari amici, a Piazzale Ponte Milvio. Il video precedente che abbiamo fatto era proprio sul ponte e sotto la famosa torretta di Ponte Milvio. Oh, lì bisogna dire che quella era la torretta di guardia, non era una torretta qualunque. Certamente. E l'hanno più volte restaurata, eccetera, eccetera. L'ultimo restauro, che è stato fatto anche abbastanza bene. No, lì c'era il corpo di guardia, quindi c'erano 5, 8, 10 armigeri in armi, appunto. Negli ultimi anni, dopo la conquista di Roma degli anni 1870, la nascita di Roma capitale, questa torretta era abitata da un guardiano del fiume, quindi era un osservatore, il guardiano del fiume, perché il fiume lo blocchi di qua, il fiume Tevere, da qui vedi se può allagare da qualche parte o meno. Ma non è quello che volevo dire io. Qui a Piazzale Ponte Milvio c'è un editore che si chiama Minimum Fax. Questo piccolo editore ha pubblicato una decina di anni fa un libro di cui noi abbiamo parlato più di una volta e che è intitolato Sono stato un sicario dell'economia, dove un ex operatore per conto del Fondo Monetario Internazionale racconta che cos'è il Fondo Monetario Internazionale e a che cosa serve. Detto questo, perché ho fatto questa premessa? Ho fatto questa premessa perché voglio parlare di una cosa importante, che è qui, perché le cose vanno dette, se non si capiscono prima, non si capisce perché il meccanismo è fatto in un certo modo. Questo, qui ci sarà un cambiamento al Fondo Monetario Internazionale. Sono proposti quattro personaggi e allora vi leggo alcuni articoli, elementi che devono servire per farvi capire come stanno le cose. Allora, Fondo Monetario Internazionale, cercasi economista per curare il mal di bolla. Il più gettonato è Danny Rodnick, noto per essere anti-austerity. In lizza anche DeLong e Cowen. Grecia e Cina le prime sfide. Attenzione, economista con grande esperienza internazionale, cercasi. Grande esperienza internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, per chi non lo sapesse, si prepara alla successione del suo capo economista Olivier Blanchard, che a ottobre lascerà l'istituzione guidata da Christine Lagarde per andare al Peterson Institute. Una cosa da far notare è che il Fondo Monetario Internazionale, i presidenti o i direttori sono quasi tutti stati nel corso della sua esistenza francesi. Oh, di una certa particolare etnia in ogni caso. Certo, certo. Perché loro scelgono in funzione di certi parametri, tant'è vero, è quello di cui io volevo parlare, perché sennò le cose, cari amici, non si capiscono. Oh, ricordiamoci il caso di Lévi-Strauss, il quale avendo lasciato Strauss-Kahn, avendo lasciato il Fondo Monetario Internazionale per candidarsi al presidente della Repubblica Francese, incappò in un pompino. No, il bello che ti immagini, la serva negra lo ha denunciato, cioè il colmo, no? Cioè, ecco, la serva negra di una demi-vierge, pure lei, una concierge demi-vierge. Concierge per Dio, vero. Dunque, sì, vabbè, proseguiamo. Allora, dicevo, sai, di quelle che sono pronte a tutto, anche a pigliare qualche soldo per denunciare uno che sicuramente non le aveva fatto nulla. No, questo è il bello. Non l'aveva fatto del male, soprattutto. Sì, no, del male assolutamente no, magari forse un pizzicotto. Allora, proseguiamo. Lascerà l'istituzione guidata da Christine Lagarde per andare al Peterson Institute for International Economics, uno dei maggiori think tank di Washington DC. Niente meno, capito? Niente meno. Andiamo avanti. Grecia ed Eurozona da una parte, Cina e ribilanciamento globale dall'altra. Il compito dell'erede di Blanchard non sarà semplice.
Allora, già questa frase ci dice come il giornalista in questione, che ovviamente si chiama Fabrizio Goria, o Goria che dir si voglia, e già ti dice delle cose come se sia del tutto naturale che avvengano questi cambiamenti, che poi in realtà cambiamenti non sono, è quello che volevo dire. Ecco che cosa dice. Quello che fino all'estate 2008 era un docente di economia del Massachusetts Institute of Technology, sa che il suo lavoro, altrimenti detto MIT, a Pennsylvania Avenue è terminato. Abbiamo avuto una crisi dal vivo nelle nostre mani, ha scritto sul suo blog pochi giorni prima di comunicare al board del fondo la sua decisione di andarsene. Nato ad Amiens, in Francia, nel 1948, Blanchard è autore di quello che forse è il più celebre testo di studio in campo macroeconomico, che si chiama Macroeconomics, tutto in inglese ovviamente, appunto. Arrivato al Fondo Monetario Internazionale due settimane prima del collasso di Lehman Brothers, ha saputo affrontare la peggiore crisi globale dal secondo dopoguerra con un piglio pragmatico e decisionista. Ma sarà ricordato soprattutto per l'ammissione degli errori sui moltiplicatori fiscali e sulle stime di crescita che hanno peggiorato il carico di consolidamento fiscale richiesto in molti paesi, tra cui Grecia, Irlanda e Portogallo. Allora, è vero che ovviamente la razza umana può sbagliarsi, no? Nessuno è privo di errori. Però a questo punto, se voi ammettete che avete fatto gli errori più importanti e più maternali, no? Cosa significa? Significa che voi siete lì per fare errori, siete lì per penalizzare per chiamare errori quelli che invece sono intenzioni, bravissimo, per penalizzare quelli che meno si possono difendere. Questa è la faccenda, cari amici, ma non è tutto, perché c'è un'altra cosa che vi voglio dire. Mai prima del gennaio 2013 c'era stata una presa di coscienza così netta delle proprie imprecisioni. Beh, almeno lui è onesto. Il fracasso è stato tale, la crisi è tale, la gente muore regolarmente, chi di fame, chi di suicidio, e questi qui finalmente ammettono che non sono perfetti, come invece pretendono lor signori che la gente creda che esiste questo Fondo Monetario Internazionale, che esista questa super razza sacerdotale da cui dipende in assoluto il bene dell'umanità. Ho ripetuto, a che cosa serve il Fondo Monetario Internazionale? Lo spiega perfettamente l'autore del libro Sono stato un sicario dell'economia, pubblicato dall'editore Minimum Fax, e voi potete andare tranquillamente ad acquistarlo, perché vi spiegano a che cosa serve il Fondo Monetario Internazionale. Serve per corrompere i capi di governo e ricattarli in un secondo momento per rubarli, per depauperarli delle ricchezze naturali, se queste sono in Africa, in altre zone dell'Asia centrale, eccetera, e per invece delegittimarli quando occorre, questo serve, magari assassinarli, e poi per derubarli dei risparmi dei cittadini, laddove i cittadini hanno dei risparmi, possibilmente in banca. Proseguiamo. Eppure, come spiega Kenneth Rogoff, già predecessore di Blanchard, il suo apporto nella ricerca pura ha creato una vera età dell'oro al Fondo Monetario. La ricerca pura è una cosa, le truffe, i ricatti, le minacce, gli assassini condotti e portati avanti dal Fondo Monetario Internazionale sono un'altra cosa. Non sarà quindi facile trovare un sostituto, specie perché dovrà fare i conti con i problemi della Grecia, sia nel caso si trovi un accordo duraturo, sia nel caso ci sia la prima uscita di un paese dall'area euro della storia, e con quelli di Cina
impegnata in un significativo delivery, deleveraging bancario e paesi emergenti i quali fronteggiano debolezze strutturali che oggi sembrano insanabili. Si parla delle candidature e qui ci fermiamo. Allora, i candidati sarebbero quattro. Allora sono al timone in alto a sinistra, Olivier Blanchard, è quello che se ne sta andando, c'ha veramente la faccia da francese, veramente una faccia da francese, su questo punto non si può sbagliare, però diciamo un francese di una specifica etnia. A destra in senso orario i candidati successori, Danny Roderick della Harvard University, Bradford DeLong della Berkeley e Tyler Cowen della George Mason. Quello che vi voglio dire è che i candidati del Fondo Monetario Internazionale sono molto ben piazzati in quanto provengono tutti dalla stessa scuola culturale e dalle stesse università, perché sono diverse le università, ma la mentalità è la stessa, quindi il controllo dell'economia mondiale avviene attraverso personaggi fatti passare per grandi esperti economici. In realtà tipo Monti, esattamente, è la stessa razza. Sì, sì. Draghi, Monti sono le stesse persone, ma in realtà che sono esclusivamente espressioni di un pensiero, di una cultura, di una mentalità che è quella statunitense. E questo è il Fondo Monetario Internazionale. Che cosa voglio dire? Quella statunitense commerciale, capitalista. Esattamente. Non quella, perché l'anima americana è alla Jefferson, per dirci. Ecco, bravo. Alla Jefferson. Bravo. Tanta la roba. Perché, che ne so, anche alla Lincoln. I mormoni, i quaccheri, che ne so, gli evangelici. E certe serie. Sono tutt'altro genere. Esattamente. E anche gente onesta. Qui si tratta dei cristiani rinati. Cioè o sono ebrei o sono cristiani rinati. E quindi sappiamo perfettamente chi sono. Ma il bello è che vengono tutti da lì. Allora, tu vai lì, ti mettono un timbro nel bucio del culo, no? Allora, quando devi essere nominato al Fondo Monetario Internazionale, basta che ti tirano giù i pantaloni, fai vedere il timbro a secco, possibilmente a secco, nel bucio del culo. No, no, allora, a fuoco, non a secco. Sì, a fuoco. A fuoco, è meglio, sì. Ma noi sai che cosa li facciamo a questi, quando avremo il potere? Tanto. In fronte, a fuoco. A fuoco. Allora, altro che il coso lì, il tatuaggio. Allora, tu mi hai fatto venire in mente una cosa interessante. Durante la guerra tra gli Stati Uniti e il Messico ci fu un fatto veramente 1832. Ci fu un fatto veramente schifoso. Allora, cosa succedeva? Che era l'epoca della massima immigrazione irlandese. Questi e beh, c'era la carestia delle patate, eh? Esattamente, bravo. E questa massima immigrazione comportava che moltissimi giovani soprattutto sbarcassero in America. Qui venivano immediatamente captati e reclutati nell'esercito statunitense. Si diceva loro che se volevano avere la cittadinanza americana dovevano combattere, fare la guerra. Cosa successe? Successe che questi poveri ragazzi incolti, analfabeti, eccetera, ma cattolici, vennero portati a combattere contro i messicani. Che erano anche loro cattolici. Cattolici. Venuti a sapere, questo si trattava di un intero battaglione, se non di più, venuto a sapere che erano cattolici anche loro, si rifiutarono di combattere. In parte furono fucilati, in parte impiccati, in parte torturati a morte. Il loro comandante, che era anche lui un irlandese, a livello di maggiore, è vero, fu condannato all'ergastolo, però prima gli impressero a fuoco sulla fronte un marchio del tradimento. E questi sono gli americani, quelli che portano la libertà, e quelli volevano portare la libertà anche in Messico. Io poi un giorno vi farò vedere un bellissimo libro che fu pubblicato, mi pare, dall'editore Martello negli anni 60, che è l'autobiografia di un capitano della cavalleria che racconta cosa successe in quella famigerata guerra. Ciò detto, e come premessa, come l'eroico Davy Crockett in realtà
tutto era... Era un bandito, però è morto eroicamente combattendo alla difesa. Sì, sì. Allora, forte. Hai detto una cosa importante, cogliamo l'occasione. Allora, il famoso Fort Alamo. In questo Fort Alamo morirono... Il degheio. Allora, il degheio era una musica che era molto suggestiva, suonata dalle grandi trombe messicane, e significava assalto fino alla morte. Juliana Brass. E dato hai detto una cosa molto... Tijuana. Lo stile Tijuana era. Che sono tutti questi tromboni, questi... Sono dei flicorni, in verità. Si tratta di flicorni. Ottoni, va, diciamo. In tempo, No, ma il nome di quel tipo di tromba è il flicorno. Perché ci fu la guerra del generale e poi imperatore messicano Santana contro... Non confondere con Carlo Santana. No, un'altra cosa. Carlos, comunque, grande musicista. Hai cazzo? Grandissimo musicista. Vuoi mettere? Samba Patì. Esattamente, ma no. Perché? Anche l'ultima, Maria. Bellissimo. Perché siccome nel Messico non c'era la schiavitù, gli americani avrebbero portato, occupando il Texas, avrebbero ivi portato la schiavitù, cosa che i messicani non volevano. Soprattutto il Nuovo Messico e la California. Esatto. Cosa che i messicani non volevano. Di qui tutti quegli scontri. Però vedi, questa premessa, questo retroscena, lo dicono in pochi. Poi tanto di cappello al film di John Wayne, perché John Wayne fece quel film, da ipernazionalista qual era, a seguito della debacle vietnamita degli americani, e lui sentì il dovere di reagire facendo vedere l'eroismo di quelli che si sono battuti fino alla morte. Questa è una parentesi che è importante, perché noi siamo sempre favorevoli a quelli che combattono agli fino alla veri. Morte, agli eroi veri, quelli che combattono fino alla morte. Anche nel dovremmo caso, parlare di Alba prima o poi, e quello è un episodio veramente anche luminoso, della gloria dell'esercito italiano. E che volevo dire, ormai non me lo ricordo più, proseguiamo. Allora, avevamo parlato di economia. Allora, vi invito, cari amici, a prendere atto dell'intervento del piccolo Brunetta al Parlamento circa due mesi e mezzo fa, il quale ha fatto riferimento al provvidenziale processo di Trani. Quindi vi invito a darvi ma Brunetta, essendo amico intimo di Berlusca, che gli hanno inculato 150 milioni in tre giorni e l'hanno costretto alle dimissioni esattamente. Perché sennò andava a raccogliere lui e lui riprendeva appunto da questo. Allora tu vallo a vedere, perché è importantissimo. Ma Brunetta, dicendo queste cose, dice un'altra cosa. Io la voglio fare breve, perché qui ci sono altre cose da dire e mi interessa di dire. E la cosa più importante è questa, che pochi sanno. Noi stessi, fino ad oggi, ci siamo basati sul concetto auritiano della falsità del debito, ma abbiamo sorvolato su un punto essenziale, che è quello sul quale si è soffermato invece Brunetta al Parlamento. Cioè la vera operazione è sulla gestione del debito. È che non lo sappiamo. No? Ma che stai scherzando? Lo sappiamo benissimo. La gestione del debito si basa sulla complicità e il tradimento dei direttori generali dei ministeri economici, finanze. E l'abbiamo denunciato in tutti i modi, querelati in tutti i modi. Allora, il giro è spaventoso, tant'è vero che Brunetta denuncia come buona parte di questi direttori generali poi, una volta che hanno accontentato gli interessi degli usurai in maniera incredibile, assurda, vengono poi assunti
direttamente dal gruppo degli usurai, tipo Morgan Stanley, tipo Lehman Brothers, che poi fortunatamente è fallita, Rothschild, tipo e soprattutto Goldman Sachs. Certo. Queste persone qui vengono poi di nuovo riciclate. Allora, è questo il punto, perché un conto è il debito, un conto è la gestione del debito. Che significa? Significa che intanto il debito è falso, però i dirigenti del Ministero delle Finanze e altri ministeri economici, che sono quelli che sono d'accordo con i funzionari delle varie società usurarie, la prima cosa che occorrerebbe fare è rimuovere questi direttori generali che stanno lì a vita. Tu non puoi fare una carriera da direttore generale per 35 anni. Vanno rimossi, cioè impiccati immediatamente fuori dalle finestre del loro ufficio. Lo ripeto, mi denunciasse qualcuno, però deve venire in tribunale quando parlo io. E questi personaggi qua si mangiano i miliardi. Allora, il caso particolare dei miliardi che Mario Monti, un testa di cazzo assoluto, inarrivabile. Io ho sempre detto che Monti, oltre ad essere un cretino, perché lui si è laureato per le facilitazioni che ha avuto essendo parente di certi personaggi che conosciamo, ma lui ha avuto anche un ictus, perché è un uomo che parla come parlano quelli che hanno avuto un ictus. Allora, Mario Monti, la prima cosa che ha fatto, a pari pari, ha dato non so quanti miliardi a Morgan. No, per lui si è tenuto 6 miliardi con cui si è comprato una vita in villa, incassato la Morgan, che è sul lago di Garda a 5 km da Lovanio. Esattamente. 5 miliardi di euro. No, allora, 5 milioni di euro. 5 milioni di euro. Pari a 10 miliardi di vecchie lire. Allora, questi miliardi erano in realtà il frutto. No, l'hai intestata alla fondazione, per cui manca paga un cazzo di tasse. Certo, oltretutto. Io gli toglierei la fondazione e lo impiccherei per le palle di fronte alla porta della fondazione. Allora, la cosa bella è questa. Guarda, qui, quando sono partite le fondazioni nell'82, ho detto era qua, tutto organizzato. Qua stanno, siamo cotti. Esattamente. Come la fondazione Monte dei Paschi di Siena, di cui sono stati presidenti i vari vertici del Partito Comunista, tanto per cambiare. Sempre del Partito Comunista. Certo. Allora, è interessante che questi miliardi non sono frutti di interesse. Brunetta lo dice in maniera molto chiara, è un moltiplicatore, cioè se fossero interessi di un eventuale debito sarebbero molto ma molto di meno, sono molto di più del debito stesso. Per cui l'abbiamo scritto pure, anche sul mio libro, questo è descritto come il teorema della cipolla. Esattamente. Okay. Allora, questa cosa qui voi ve la dovete andare a guardare, perché sono il frutto. Se comprate il mio libro lì c'è. Sì, oltretutto, costa solo 25 euro. Allora, è importante quello che sto per dire. Se fossero stati interessi, la cifra sarebbe stata irrisoria, perché sempre inferiore della cifra di base, del debito di base. Siccome invece è una cifra strepitosa, superiore al debito stesso, è chiaro che c'è stato un accordo segreto con alcuni funzionari, quindi traditori dello Stato, traditori. Esattamente, da fucilare. Perché... No, aspetta, abbiamo detto Tsipras triplo traditore, anche loro tripli traditori, traditori della patria, traditori dell'istituzione dove stanno, e dell'Unione Europea. Dei cittadini, del popolo italiano e dell'Unione Europea. E è chiaro che è stato un accordo per cui questa cifra sarebbe in realtà una penale che è stata pagata. Allora, vi ho detto più o meno come è stato, ricordatevi che ci sono due cose. La prima è il debito, che è fasullo, è campato completamente per aria, è nato dal prestito su banconote create dal nulla. Il bello è che questa funzione di emissione monetaria aspetta lo Stato, che esiste lo Stato. Esattamente. Solo negli ultimi 100 anni circa, praticamente gli Stati gradualmente sono stati esautorati della loro capacità e sovranità monetaria. E quindi a quel punto lì hanno pagato
una funzione, un servizio di un privato, quando questo privato dovrebbe farlo per conto dello Stato, è come se fosse un tipografo. Io ti pago la stampa, non ti pago l'ingresso al cinema, no? La stampa del biglietto, mica ti faccio, ti faccio entrare al cinema. Ecco. E invece noi, oltre ad aver procurato quel tipo di mancanza, di carenza del genere, addirittura poi paghiamo gli interessi su un compito che dovrebbero fare a pagamento e basta, una volta una tantum. Esattamente. Tu ti ordino 100.000 copie di un libro e tu mi stampi 100.000 copie di un libro, non è che poi tutto ti devo mantenere a vita. E ti devo mantenere a vita. È naturale. Ecco, e noi invece siamo in Italia, praticamente succede che abbiamo un debito pubblico attuale che è di 2.200 miliardi circa. Abbiamo pagato a partire dal 1980 circa 3.000 miliardi di euro. Esatto. Quindi abbiamo pagato una volta e mezza il debito che stesso. C'è. No, per cui dovrebbe essere esaurito comunque, perché che cazzo di interesse ti devo pagare? È naturale. No? Finalmente no. Brunetta si è deciso a dirlo. Oh. È un po' tardi, ma si è deciso a dirlo. Allora, adesso basta. Noi abbiamo una da imparare da un grande scrittore che si chiama Mark Twain. Tom Sawyer. Le avventure di Tom Sawyer. Se Stephen Fry, gloria della TV e della scena inglese, ha partecipato allo spettacolo tratto da Letters of Note, leggendo la velenosa risposta di Mark Twain a un ciarlatano che per posta, oggi si chiamerebbe spam, gli proponeva l'acquisto di un elisir di lunga vita. Allora, questa è una frase che noi adesso la prendiamo da Mark Twain, uno dei più grandi scrittori che ci sono. No, ma anche un grande personaggio, un grande uomo. E la rifiliamo pari pari a Matteo Renzi. Che ovviamente Mark Twain con Matteo Renzi. No, la rifiliamo alla risposta al ciarlatano. No, ma che cazzo? Lei è senz'altro. Mark Twain. A questo che gli proponeva per posta l'acquisto di un elisir di lunga vita, Mark Twain, me lo immagino. Mark Twain gli ha risposto: lei è senz'altro un idiota. Un idiota al 33esimo grado. Vedi bene il riferimento alla massoneria. Massonico. Oh, discendente da una serie ancestrale di idioti che risalgono fino all'anello mancante. Hai capito? Ecco, allora. Più di così io non saprei che cosa dire al buon Matteo Renzi, capito? Ecco, mi riprometto di dirglielo al momento opportuno e qui siamo sempre nell'ambito di un numero di panorama. E per il bene dell'umanità, Mohandas Gandhi ad Adolf Hitler. Gandhi ha scritto a Hitler. E ha scritto delle cose interessanti e io le voglio leggere. Alcuni amici mi hanno chiesto con insistenza di scriverle una lettera per il bene dell'umanità, ma ho resistito a tale richiesta perché avevo la sensazione che qualunque lettera da parte mia sarebbe sembrato un atto di impertinenza. Qualcosa mi dice che non devo pensarci troppo, ma lasciare il mio appello costi quel che costi. È evidente che lei oggi è l'unica persona al mondo in grado di scongiurare una guerra che potrebbe ridurre l'umanità a una condizione selvaggia. Ora, è evidente, non è evidente per niente, perché noi sappiamo perfettamente che la guerra è stata voluta dalla finanza internazionale che aveva i suoi uomini di punta, il Roosevelt e il Churchill, e che non tollerava che sia Hitler che Mussolini avessero nazionalizzato le banche centrali. Anche le banche. Mussolini nazionalizzò le banche di interesse nazionale. Quattro. Dette anche le BIN, banche di interesse nazionale, che furono, ricordiamolo, regalate nel 91. Esattamente, da un tale che faceva parte del catto comunismo massonico, perché essendo professore all'Università di Bologna era il frutto di un accordo. Sì, ma non è stato Prodi in prima persona, è stato Ciampi in particolare e anche Andreotti. Allora, Ciampi era l'uomo forte della massoneria.
Prodi era la 3D, il 3D era, tra la cultura massonica dell'Università di Bologna, in cui, nel quale lui e i suoi fratelli hanno insegnato in forza del loro essere cattocomunisti. Certo. È chiaro, ricordatevi sempre che il capo in testa dell'Università di Bologna non lo potrebbe essere se non fosse massone. Va bene? Esiste un editore di grande pregio, peraltro, che è un editore bolognese, che è espressione della cultura liberale, è chiaro? Che fa parte appunto di quel think tank liberale che racchiude in un certo senso la culture dell'Università di Bologna, nella quale culture con la K, non a caso ha insegnato l'intera famiglia Prodi, una quindicina dei fratelli, sorelle e quant'altro. Andiamo avanti. Deve proprio pagare questo prezzo per raggiungere il suo obiettivo, per quanto possa sembrarle valido. Ascolterà l'appello di uno che ha deliberatamente rinnegato il metodo della guerra, non senza considerevoli successi. In ogni caso le anticipo le mie scuse se in qualche modo ho sbagliato decidendo di scriverle. Rimango suo sincero amico Gandhi. Gandhi questa lettera l'ha scritta nel 39, il 23 luglio 1939. Quindi Gandhi si sentiva sinceramente amico di Hitler e aveva profondamente ragione. No, non solo era amico, ma condivideva tutte le sue azioni politico e sociali. Esattamente. Perché quello che nessuno dice mai è che in campo sociale Hitler ha fatto una serie di riforme impensabili. Ecco che nei primi 10 anni di suo mandato ha avuto un successo eclatante. Esattamente. Culminato con le Olimpiadi del 36 e tutto quello che era fino all'inizio della guerra, fino al 38. Esatto. Fino al 38 Hitler era idolatrato. Esattamente. Esattamente, ma anche dopo la Volkswagen l'ha inventata lui. Esattamente. Capito? La macchina del popolo. I tedeschi negli anni 35-40 ogni famiglia aveva una Volkswagen. Esattamente. Cosa che qui da noi è successa. Però devo dire che le autobahn, però devo dire che l'abbinamento autobahn Volkswagen del 39 ha corrisposto all'abbinamento voluto da uno dei massimi dirigenti della Fiat tra le autostrade italiane e la 600. Sì, sì. Cioè, cosa è successo? È successo che quel grande, grandissimo, vero, autentico manager della Fiat, il piccoletto Magrolino, il quale è quello che ha voluto anche la Bianchina, è lui che ha voluto la Bianchina, che rimane ancora un gioiello di styling e di automobilismo. E allora questo abbinamento la farà nell'immediato dopoguerra, parlo degli anni 50, quando volle pesantemente e ardentemente la nascita di una catena di autostrade in Italia, soprattutto la A1, no? E veniva abbinata appunto al successo irresistibile della 600, perché la 600 è stata quella che ha, tra l'altro, anche la forma copiava la Volkswagen in piccolo, perché la Fiat era specializzata nelle autovetture piccole, ma nella forma e soprattutto era la Maggiolino, col motore posteriore oltretutto. Allora, per concludere e per far vedere come stanno le cose in questo strano paese di Roma, leggo questo articolo che merita veramente di essere letto. Guarda se per caso c'è ancora spazio. Il futuro di Roma, le parole e le cose. Tratto dal Corriere della Sera del 9 giugno 2015. Proseguiamo? Non si vede niente. 102 minuti. Il futuro di Roma, le parole e le cose, di Michele Ainis, noto costituzionalista.
Guardate, questo è un articolo che vi leggo perché è veramente molto importante. Ma non sarebbe meglio tagliare e poi rifacciamo un altro? No, chiudiamolo con questo. Le parole e le cose. Roma è la capitale dello Stato italiano dal 1871, ma il nostro legislatore se n'è accorto nel 2001, mettendo nero su bianco questa definizione nel titolo quinto della Costituzione. A tal punto i romani si sarebbero aspettati interventi strutturali, competenze straordinarie, investimenti finanziarie. Ma che? Una legge del 2009 ha cambiato il nome del comune, ora si chiama per l'appunto Roma Capitale. Mentre il vecchio consiglio... Cosa che noi abbiamo denunciato per tutta una serie di truffe e raggiri in danno dei cittadini e contro le leggi costituzionali e contro le leggi nazionali. Sto leggendo questo articolo proprio perché tu devi fare queste interiezioni e dire queste cose, sennò i nostri amici non le capiscono le nostre denunce. Mentre il vecchio consiglio comunale ha assunto la denominazione di assemblea capitolina, senza però capitalizzare nuove attribuzioni, nel frattempo la capitale capitola, e non solo per le inchieste giudiziarie. Roma sopporta il peso di quasi 3 milioni di abitanti, ospita ministeri e il doppio d'ambasciata. No, con Roma, area metropolitana, sono 4 milioni e mezzo. C'è scritto anche questo. Stiamo a parlare di Roma capitale, che c'è una interferenza continuativa tra nomi, invenzioni, porcate, ruberie, porcate da solo simboli inesistenti. Simboli inesistenti, attribuzioni improprie. Improprie, certo. Allora, il peso di quasi 3 milioni di abitanti ospita ministeri e il doppio d'ambasciate di qualsiasi altra capitale. Circa, fra la Santa Sede e le Cattedrali, ci sono circa 350 ambasciate. Raduna folle di 350 ambasciate. Che poi ci sono tante ambasciate che non sono presenti presso lo Stato italiano, ma presso il Vaticano. Raduna folle di manifestanti, poi ci sono le ambasciate delle varie regioni. C'è stato un momento di grandiosità regionale per cui queste regioni aprivano le loro ambasciate anche in Germania, in Inghilterra, in Germania, a Bruxelles, certo. presso la Comunità Europea, in Francia, in Inghilterra, tanto per fare passeggiare i propri funzionari e le amanti dei vari assessori, le amanti o gli amanti ovviamente della regione. Diciamo... il termine maschile che comprende tutto, gli amanti, no, sia maschile della regione Puglia che vuoi, non solo, la patria dei sibariti, ma poi scherzavo. Raduna folle di manifestanti, di pellegrini, turisti, ma lo Stato continua a trattarla con distacco. La Francia è Parigi, l'Italia non è Roma. Le parole e le cose. Roma è una metropoli, lo sanno anche i bambini. L'ha saputo in ultimo perfino il Parlamento. Nel 2014 la legge Del Rio ha abolito le province, anche se in realtà non le ha abolite. Il signor Del Rio, te lo raccomando. Perfetto, ma comunque la proposta di legge porta il suo nome. Non è detto che lui sappia leggere o scrivere, d'altronde il nostro caro amico... Signor Del Rio, ricordiamoci sempre che fa il bancario, non il bancario, il banchiere. Esattamente. Il banchiere, anche in questo governo, come era Profumo nell'altro, ci sono tre o quattro banchieri o figli o figliastri o mogli o amanti di banchieri. O bancastri. O bancastri. Che noi li ridurremo a banchettieri, cioè quelli che vendono la porchetta nei banchetti. Le province in realtà non sono state abolite, la legge le ha abolite, ma non le province. E ha inventato 10 città metropolitane, benché l'invenzione poi risalga a una legge del 1990. Allora, la 241 del 90. I nostri amici potrebbero dire, ma qui c'è una gran confusione, possibile che siano tutti cretini, non sono cretini. È un potere reale che campa nella confusione e nella presa per le il denunce che abbiamo del fatto, popolo italiano. Noi abbiamo fatto ben 4 denunce su questo argomento, abbiamo denunciato pure il presidente del TAR,
Esattamente. Non c'è niente che si muova, un muro di gomma. Esattamente. Ma adesso poi ci saranno degli sviluppi, perché ovviamente poi ne parliamo. Allora, perché la questione del Polisarga ha una legge del 1990, fra queste Bontalloro pure Roma, ribattizzata città metropolitana di Roma capitale, senza risparmio di parole. Quindi noi viviamo in un posto che si chiama città metropolitana di Roma capitale. Non ne potevano inventare un'altra, rotti in culo di tua madre, perché non ti... città capitale di tutti i culi come siamo noi. Peccato tuttavia che il suo territorio, il patrimonio, le funzioni riflettono come in uno specchio l'ex provincia di Roma. Peccato che a pochi mesi dalla legge del Rio, un'altra legge, la numero 190, abbia spogliato la creatura del personale e dei quattrini. Peccato che il nuovo ente ricomprenda 4,2 milioni di abitanti, quello che avevi detto tu prima, dovendo governarli con meno poteri della Val d'Aosta, che regna su 128.000 persone. E qui c'è una riflessione importantissima che voglio farvi fare anche a voi. Anzi, in Italia esistono 11 regioni con popolazione inferiore ai 2 milioni di abitanti, sui quali esercitano la potestà legislativa. La città metropolitana di Roma ne misura il doppio, ma non può legiferare. Sicché deve attendere che la Regione Lazio si decida a trasferirle poteri e competenze, dimagrendo per consentirle di ingrassare. E te li consiglio quelli della Regione Lazio, che sono i più puliti. Appunto, il più pulito è un ladro di cavalli, capito? Tanto per non confonderli con gli zingari, perché Zingaretti, il nome, non è un caso, non è un caso, è un ladro di cavalli. Almeno i ladri di cavalli, zingari, quelli veri, le rubavano i cavalli e li trasformavano in ronzini. L'abigeato. Questo qua, vabbè, l'abigeato è una parola comunque sarda.